Buongiorno, effettivamente siamo quasi pronti per partire. Io non ho mai fatto un rally, quindi mi sono affidato al buon Pier. Pier mi ha detto che la giacca sarebbe stata meglio e così ho fatto. Siamo pronti alla partenza dei primi 300 km giornalieri. Qua c'è il mio sistema di navigazione che preserviamo per ora. Spero, sì, sono al punto giusto. Questo non l'avevo visto. Siamo sicuri che sia di qua? La moto adesso ha 600 km, per cui faccio il conto e vi tengo aggiornati tappa per tappa sul chilometraggio che stiamo facendo. Alternano moto d'epoca con moto super aggiornate e stracattive. Non ti torna? Ci siamo! Che figo! Ora dovrebbe essere giusto! Sto tenendo molto monitorata la benzina, c'ho ancora il pieno, quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo. E per quanto riguarda l'arrivo a Genova, dove ci aspetta la barca per imbarcarci, sono le 9 di mattina, quindi abbiamo ancora tempo. Allora qua vedrete davanti a me il mio salvatore. Lui c'ha tutta la strumentazione giusta, ha detto che la strada è quella giusta. Per sicurezza farò il pieno. 2 litri. Per sicurezza, va. Comunque adesso vi dico, con 2 litri ho fatto la bellezza di 55 km. Vedo. Appena dai una manciata di gas, guardate, si intraversa tutto e c'è, inchiodo col posteriore, lo faccio girare e poi potevo andare, ma non volevo perché. Sinistra, impostiamo il destra. Dai, no! Non ce l'ho fatta! Pendolo. Bello, altra svolta, pendolo, mi si è chiuso lo sterzo, maledetto, ancora non ce la faccio. Siamo arrivati al primo punto d'incontro dopo 76 km. Iniziano i primi disastri. In bocca al lupo. Avevano bucato. Altro salto. Guardate sto trattore. Ma quanto è figo. Tipo la metti trebbia. Gigante. Copertina. Direi che qua hanno girato Hunger Games. Location tipica. Siamo a 108 km dalla partenza. Tutto procede molto bene. Altri bikers. Candela andata. In bocca al lupo. Cosa più bella di tutti è recuperare, perché non so la strada, ma... strada sbagliata. 144 km percorsi. E se la strada è tutta vuota, me la faccio in monoruota. Ho
ho acquisito un nuovo amico durante questo recupero. Non so come ci sia finito lì. Voi siete fortunati perché non respirate tutto questo bel profumo di polvere. Bella questa. È tempo di benzina. Passaggio per dei centri storici. 200 km fatti. Nuovo punto di ristoro. Questo ci voleva proprio. Siamo arrivati adesso alla prova speciale. Ragazzi, si fa fatica! Beati voi che non la fate in questo momento! Farei a cambio. Dove? Di là. No! Non è di qua? Sì, è di qua! Per fortuna che avevo installato il GPS. Devo cercare l'erba perché tiene di più che sull'asfalto. Di qua? Grazie! Grazie! Ma quanto è lungo! Frena in tempo! Dove vado? Sinistra! Tieni duro! Si era scaricata la GoPro come immaginavo. Io ho continuato a vloggare, divertendomi un botto, andando a risparmio energetico per l'altra metà del giro. Comunque, giro finito, mi sono divertito tantissimo. Giornata pressoché infinita. Sto verificando con la mappa se si è dalla parte giusta, ma mi pare di sì. Ragazzi, non mi sembra vero. Dopo 287 km in un giorno in fuoristrada con questo KTM Enduro, sarà giunto forse il momento di imbarcarci verso la Sardegna. Momento controllo biglietti. Dai che ci siamo! Sento il traguardo vicino! E quindi vi confermo che siamo ufficialmente arrivati a destinazione. 288 km si sono fatti sentire, ma devo dire anche che la moto ha resistito veramente veramente bene. Come vedete ci sono un sacco di moto totalmente diverse, cioè passiamo dal 450 a moto molto più comode e da travel. E guardate che bella questa. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se volete subito il nuovo episodio, in modo tale che mi organizzo di conseguenza. E se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo assolutamente. Ciao a tutti. Ah, continuiamo il nostro viaggio adesso verso la Sardegna, dove ci aspettano altri 4-5 giorni. Che figata.